Partiranno il 27 di luglio e dovrebbero terminare entro fine agosto i lavori per l'asfaltatura della strada che collega il comune di Bolano a quello di Podenzana. Una boccata d'ossigeno per tutta la zona dopo il crollo del ponte di Albiano. È una piccola firma, è un lavoro importante, ovviamente non risolutivo, è un tentativo, è un segnale per delle popolazioni che da alcune settimane stanno faticando ad avere risposte, e me ne dispiace per la loro mobilità. Certo, una situazione non risolutiva, ma è la dimostrazione che quando si vuole anche la pubblica amministrazione sa muoversi e muoversi in fretta. Per la sistemazione la Regione ha stanziato 320.000 euro. La priorità per risolvere questa questione, a detta degli amministratori, è comunque la realizzazione delle rampe sulla A12. Sì, noi abbiamo fatto presente al Presidente, che ringraziamo per l'attenzione e anche per la tempistica. Nel giro di qualche settimana siamo riusciti ad avere sia dalla parte tecnica la progettazione, sia dalla Regione Liguria le risorse, dimostrando che si può superare la burocrazia. Io lo ripeto, dal 9 di aprile, il giorno dopo che è successo il tragico evento del crollo del ponte di Albiano, che secondo me la soluzione è quella della realizzazione delle rampe sulla 12. Abbiamo manifestato questa nostra preoccupazione, questa nostra intenzione di non mollare di un metro su questa richiesta. Il Presidente ci ha ascoltato con molta attenzione e ci auguriamo che nei prossimi giorni ci siano risposte concrete. In caso non dovesse sbloccarsi la situazione e se si verificassero nuovi disagi, la Protezione Civile della Liguria ipotizza un intervento diretto. È chiaro che se ci arriverà un'ulteriore segnalazione di criticità, come è avvenuta anche nei giorni scorsi, non potremo non prendere in considerazione anche questa strada, che rimane comunque una strada molto più complicata rispetto al fatto che se il Ministero domani mattina decidesse insieme alla propria concessionaria di dare il via libera a queste opere, avremmo già ammortizzato un sacco di tempo che in questo momento stiamo perdendo. Alla firma del protocollo per il via ai lavori erano presenti ANAS e anche il sindaco di Podenzana, che ha evidenziato l'importanza di lavorare in sinergia con comuni di regioni diverse. Intanto devo ringraziare il sindaco di Bolano Alberto Batilani, l'assessore Gian Pedrone, il presidente Toti per la loro disponibilità e il risultato concreto che è stato portato a termine. Io credo che questo sia un esempio da seguire in un territorio dove storicamente c'è un processo quotidiano di osmosi di persone tra Val di Magra e Val di Vara.